Ciao ragazzi, oggi ho con me un prototipo. Una volta tanto anche noi abbiamo qualche esclusiva, parliamo di Capsulier ed è un sistema per crearci in casa le nostre capsule in espresso col caffè che diciamo noi. Vediamo cosa c'è dentro nella scatola. Vi ricordo per tutta la durata del video che è un prototipo, quindi se ci sono parti che non sono perfette è perché è ancora in fase di miglioramento, quindi anche con il nostro aiuto l'azienda potrà migliorare. Vediamo subito che cosa ci è arrivato. Ecco il prodotto in tutta la sua bellezza. Questa è la parte superiore dove abbiamo la zona di carico del caffè, vedete? Qui si metterà il caffè, la zona anteriore con il sistema per il carico della capsula e la parte laterale dove invece abbiamo la maniglia che servirà ad agire in questo modo. Quindi quando solleviamo la maniglia possiamo andare a riempire la capsula di caffè, chiudiamo, verrà compressato tutto quanto nella nostra capsula, che è una capsula che non si butta mai. Ve la faccio vedere, è questa qui, del tutto simile a una capsula Nespresso e ovviamente c'è un cappuccio con una guarnizione, c'è una guarnizione anche qui sotto e tutti i forellini per far passare l'acqua. Vediamo come funziona. La capsula si inserisce qui all'interno della macchina, andiamo a caricare il caffè da sopra, quindi apriamo lo sportellino, mettiamo il nostro caffè, tac tac, e il caffè viene schiacciato qua dentro. Una volta che abbiamo riempito di caffè la nostra capsulina, abbiamo un simpatico pennellino, possiamo spolverare qui tutto intorno, andiamo a mettere il nostro tappo e il caffè è pronto, dobbiamo soltanto inserirlo nella nostra Nespresso. Adesso non è bellissimo da vedere, ci spostiamo in cucina e proviamo a farci un nostro caffè. Ecco qui, la nostra capsulina è pronta, dobbiamo soltanto spennellare qui sul lato, è molto pressata uniforme tra l'altro, prendiamo il tappino, lo mettiamo qui e siamo pronti. Questa è la dimensione della capsula, della capsulier, ed è esattamente paragonabile a una capsula Nespresso originale. Adesso andiamo a farci un caffè e vediamo come viene. Ecco fatto, inseriamo la capsula nella mia Nespresso automatica, ho scelto lunghezza del caffè media, vediamo come viene. Ecco pronto il nostro caffè. L'unico inconveniente è che poi, quando la tirate fuori, ovviamente la capsula è bollente e dobbiamo rimuovere il caffè, quindi dobbiamo aiutarci con l'acqua fredda. Dobbiamo aprire il coperchietto e svuotare tutto il contenuto, sciacquandola bene, ed è pronta a un altro giro. Allora ragazzi, ho assaggiato il caffè, non sono un amante del caffè, ma posso dirvi che il sapore delle capsule fatte in casa è molto più simile al caffè che esce dalla moka rispetto a quello che esce dalle capsule, perché ovviamente è meno compressato, pur avendo una leva molto potente, di quello che c'è già dentro nelle capsule della Nespresso. Quindi è un sapore un po' più per gli amanti della moka, ecco, pur potendo sfruttare la comunità delle capsule. Mi piacerebbe vedere nella versione definitiva una confezione con più capsule in dotazione, non soltanto una, perché una è veramente scomodo, dobbiamo fare due caffè uno dopo l'altro, diventiamo matti, oltre a scottarci le mani come è successo a me. E preferirei vedere invece una struttura un po' più robusta qui, che è la parte che tra l'altro si è rotta durante il trasporto del nostro prototipo. Ma appunto è un prototipo, quindi c'è tanto tanto margine di miglioramento. Io ringrazio Capsulier per avermi dato questa opportunità, non tutte le aziende offrono ai blogger come noi la possibilità di provare prodotti prima del loro lancio sul mercato, e la stanno proponendo in campagne di promozione. Vi inserisco il link in descrizione video, così potete finanziare il progetto se vi piace e potete aggiudicarvela a un prezzo che è, direi, sensazionale. Amici di Gadgetan, con Capsulier, al vostro Marco Tognoli, ciao e alla prossima!